Un nuovo modello di partecipazione attiva che permette ai cittadini di dare un contributo diretto alle scelte e agli investimenti dell'ente comunali. Il bilancio partecipato è una pratica innovativa che migliora la trasparenza della spesa pubblica e stimola la cittadinanza a collaborare proponendo progetti da realizzare nell'interesse della comunità. A Fano la presentazione del bilancio partecipato è in corso con degli incontri in tutti i quartieri del territorio comunale. Il bilancio partecipato di Fano parte adesso, dopo comunque diversi mesi di lavoro politico, di concertazione tra maggioranza e opposizione, ed è un punto di caduta su uno strumento di partecipazione di democrazia diretta che ci aiuterà a condividere dei percorsi per la costruzione di investimenti per la città, piccoli investimenti per la città localizzati nei vari quartieri che vengono proprio suggeriti dagli stessi, dalla cittadinanza. Lo strumento, appunto il bilancio partecipato, prevede di una dotazione economica che abbiamo istituito già nel bilancio di previsione approvato lo scorso dicembre e rende già esigibili comunque 200.000 euro, che prevede delle fasi. In questo momento siamo nella prima fase, quella dove è possibile presentare due tipologie di domande, sia per la presentazione dei progetti che possono essere diciamo individuati come finanziabili dallo strumento del bilancio partecipato, oppure si può presentare la propria autocandidatura per far parte del gruppo di lavoro tecnico che seleziona i progetti ammissibili insieme ad un gruppo di tecnici e dirigenti comunali che seguono appunto questo percorso. In questo momento, in questa prima fase di diciamo presentazione di progetti e di autocandidature, stiamo facendo degli appuntamenti nei territori, nei vari quartieri. Al bilancio partecipato possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine fanesi che siano appunto residenti a Fano e che abbiano compiuto 16 anni di età, oppure anche associazioni o rappresentazioni diciamo del territorio che siano attivi appunto in città. Quello che penso che sia importante ricordare anche che il 25% dell'importo di ogni anno del bilancio partecipato è destinato a finanziare i progetti che passano per il vaglio della città delle bambine e dei bambini, i progetti a loro dedicati, e quindi su questo stanno facendo sintesi anche gli istituti scolastici fanesi insieme appunto al Consiglio dei Bambini.